Sono assolutamente convinto che gli elettori decideranno se il futuro del centrodestra, il futuro di Forza Italia, il futuro anche nella difesa della storia del presidente Berlusconi possa essere affidato ad un partito estremista che insulta le istituzioni, che deve difendere ovviamente con forza le proprie ragioni e la propria storia, anche un uso politico da parte di una parte della magistratura, della giustizia, ma che contemporaneamente deve dimostrare responsabilità, non può mettere in ginocchio il Paese, confondere i due livelli nel momento in cui stiamo approvando la legge di stabilità, in cui c'è un piccolo segnale di ripresa, dove dobbiamo, io mi sto occupando di fare un grande piano per la risposta all'emergenza degli affitti, io credo che gli elettori del centrodestra comprenderanno e capiranno. Detto questo, noi siamo fortemente nel centrodestra, vogliamo costruire un grande centrodestra, saremo, come ha detto anche il presidente Berlusconi, alleati di Forza Italia, ma ognuno inizierà a farsi giudicare dagli elettori del centrodestra e non credo che si tratti di liquidarsi con traditori o non traditori. Misurare la fedeltà e la lealtà al presidente Berlusconi non è un indice su cui costruire un partito politico. Il partito politico si costruisce riconoscendo una leadership, ma riconoscendosi non solo sui valori ma anche su un modo di fare politica.